giorni 20 miglia Brennero sono come dire, la dimostrazione, e non ce n'era peraltro bisogno, di come funziona e funzionerà verosimilmente sempre di più la Convenzione di Dublino, ora Regolamento Dublino. In pratica quel sistema normativo che vincola tutti i paesi dell'Unione Europea, in base al quale la domanda di protezione internazionale, ovvero di status di rifugiato, protezione sussidiaria umanitaria, può essere presentata solo nel paese di primo arrivo o nel paese le cui autorità hanno rilasciato il visto d'ingresso, ipotesi molto rarefatta ma pure questa sussistente. In altre parole, i paesi che si affacciano sul bacino mediterraneo sono di fatto i principali, se non esclusivi, destinatari delle domande di protezione internazionale, e chi fa la domanda, cioè chi arriva in questi paesi, non può scegliere un paese diverso dove presentare la domanda. E il trucco della Convenzione di Dublino è evidente a tutti, insomma, solo i paesi del sud Europa di fatto dovrebbero farsi carico in questa logica delle domande di protezione internazionale, fungendo da stati cuscinetto rispetto ai paesi del nord Europa. Le cose non sono andate così per il motivo molto semplice che per molto tempo, e in parte ancora adesso, molti, giustamente, comprensibilmente, scelgono, anche per ragioni connesse alla presenza di comunità appartenenti alla loro nazionalità in altri paesi europei o di familiari, scelgono di bypassare l'Italia, non presentare qui la domanda di protezione internazionale, non farsi prendere le impronte digitali e andare in qualche modo negli altri paesi, dove racconteranno che sono arrivati lì direttamente nascosti in un container e non attraverso i barconi, eccetera. E durerà poco, nel senso che già adesso stiamo vedendo che c'è una reazione molto netta da parte delle autorità degli altri paesi, che dal punto di vista strettamente giuridico regge, ha una sua coerenza con le norme della Convenzione di Dublino, e durerà poco per il semplice motivo che è già previsto e fa parte delle proposte contenute nell'agenda della Commissione Europea pubblicata a metà maggio scorso. A breve sarà introdotto un sistema di fotografia scannerizzata, in altre parole una fotografia in 3D che permetterà la rilevazione dei dati biometrici, e quindi senza nemmeno più avere la preoccupazione di coartare la disponibilità al rilascio delle impronte digitali, il problema sarà superato in questa maniera più asettica. Di fatto la prassi di coercizione al rilascio delle impronte digitali si sta intensificando anche sulla base di raccomandazioni espresse e inviate dal Ministero dell'Interno, e naturalmente le segnalazioni, dico naturalmente perché ormai ci siamo abituati purtroppo, ma le reiterate segnalazioni di condotte violente da parte delle forze di polizia per ottenere le impronte digitali, talvolta anche nei confronti di minori, sono sempre segnalazioni di fatti indimostrabili. Nella peggiore delle ipotesi, o nella migliore a seconda dei punti di vista, possiamo mettere nel conto che da un lato l'interessato, chi si rifiuta di lasciare impronte, venga denunciato per il 651, mi pare, codice penale, rifiuto di fornire indicazioni sulle proprie generalità, ma è una contravvenzione per la quale non si arriverà mai a processo. Molto più facilmente invece potrebbe succedere che il soggetto rechi delle lesioni, come si dice in gergo, derivate da resistenza a pubblico ufficiale o da comportamenti inconsulti reattivi che hanno necessitato una condotta di contenimento fisico da parte degli addetti. In altre parole, non aspettiamoci di vedere processi nei confronti delle forze dell'ordine per più o meno coercitiva estrazione delle impronte digitali. Ma ripeto, questo problema delle impronte verosimilmente durerà ancora poco. E d'altra parte, chi invece le impronte, in volente o nolente, le rilascia, è destinato ad essere prima o poi dublinato, come si dice ormai in gergo, e cioè rinviato dai paesi dopo lunghi tempi di attesa e stoccaggio in centri di permanenza, rinviato verso il paese che sarebbe ritenuto competente, in questo caso l'Italia, e poi rimesso in circolo nella trafila della lunga procedura della domanda di asilo, con la raccolta della modulistica e i tempi di attesa che sono consueti. Cosa propone oltre a questo l'agenda europea? Propone, sia chiaro, sono semplici proposte che dovranno trovare l'adesione dei governi dei paesi membri, e già si sa in queste ultime settimane quali sono state le reazioni dei governi, al punto tale
che le reazioni della maggior parte dei governi europei o della quasi totalità hanno per così dire valorizzato l'agenda europea, cioè l'agenda della Commissione europea, cioè al cospetto dei governi dei paesi membri l'agenda della Commissione europea sembra quasi, non voglio dire una roba da centri sociali, sia chiaro, però sembra quasi un segnale di forte apertura, nonostante sia invece un documento che trasuda contraddizioni e una forte ipocrisia, nonostante si tratti di timide aperture che i funzionari della Commissione, peraltro non si tratta certo di facinorosi no global, si tratta di funzionari designati dal Ministero dell'Interno dei singoli Paesi membri, che però hanno la caratteristica, la connotazione di essere proposte un pochino più sottratte agli umori di pancia dell'elettorato, un po' più lontane da interessi elettorali e quindi caratterizzate da una maggiore, se non altro, razionalità. Ecco. Ma tutta questa razionalità non ci porta comunque molto lontano. C'è la proposta nota di ricollocazione dei richiedenti asilo, i famosi 20.000, tanto per capirci, che già ha suscitato reazioni note a tutti, credo, da parte di molti governi dei Paesi membri. C'è poi la proposta di reinsediamento, che è un'altra cosa, e cioè andare a prendere là dove ci sono i campi profughi in Libano, in Giordania per esempio, una piccola parte degli ospiti di quei campi profughi per reinsediarli direttamente e metterli nella procedura di asilo o protezione internazionale all'interno di diversi paesi membri distribuendoli. Anche qui parliamo di quantità omeopatiche, un altri 20.000 previsti per questa politica di reinsediamento, che se non altro voglio, come dire, vedere, non dico il bicchiere mezzo pieno ma la goccia in fondo al bicchiere, se non altro rappresenta un germe, un indizio di una politica che potrebbe suonare lontanamente come corridoio umanitario, in altre parole un qualcosa che eviti a questa gente di rischiare la pelle attraversando il Mediterraneo, ma di che gli dia una speranza di essere pescati laddove sono di fatto insediati in campi profughi assolutamente precari, la speranza di essere immessi in un percorso di accesso alla procedura di protezione internazionale attraverso una procedura assistita. Si vagheggia anche una costituzione di un campo profughi apposito vigilato da una rappresentanza dell'Unione Europea in Niger, che dovrebbe teoricamente rappresentare una specie di polmone da cui attingere per pescare quantitativi, immagino sempre in quantità omeopatica, di richiedenti protezione internazionale, previo esame sommario di astratta fondatezza della domanda, ovvero della storia, della vicenda dei singoli interessati. Ma quello che invece rappresenta un punto assolutamente fermo, perfino dell'agenda, che tenderebbe a fare delle proposte rivolte a forzare la volontà politica degli Stati membri, rimane un punto fermo appunto quello di dire la politica di immigrazione dei singoli Paesi membri resta e resterà appannaggio esclusivo dei singoli Paesi membri. Noi parliamo solo di protezione internazionale, che costituisce oggettivamente un diritto fondamentale riconosciuto in tutta l'Unione Europea. Però se costituisce un diritto fondamentale in tutta l'Unione Europea, la contraddizione e l'ipocrisia dello stesso documento della Commissione Europea è quella di dire l'obiettivo principale alla fine, tolto il maquillage della ricollocazione, del reinsediamento, è quello di bloccare la partenza delle barche dal sud del Mediterraneo, ipotizzando operazioni anche di carattere militare, ma soprattutto quale che sia il metodo più o meno scellerato, se aprire una guerra o affondare in maniera chirurgica, ammesso che sia possibile, i gommoni, ma in ogni caso il risultato di tutto questo è impedire a tutti di partire dalle coste, quindi senza più distinguere tra chi avrebbe pienamente un sacrosanto diritto al riconoscimento della protezione internazionale, e parliamo di una statistica del 40%
cioè le commissioni in Italia, che pure non sono larghe di manica e non si sbracciano più di tanto per valutare la fondatezza delle domande proposte agli interessati, men che meno per cooperare nella istruttoria delle pratiche, quindi accertare in proprio i fatti che si svolgono nei paesi di provenienza, statisticamente riconoscono la protezione internazionale al 40% dei richiedenti. Quindi come minimo la proposta dell'agenda europea sarebbe quella di dire no, non parte nessuno, né il 40% che almeno statisticamente avrebbe il diritto alla protezione internazionale, né il rimanente 60% che sarebbero, a detta della Commissione o delle statistiche, sarebbero dei semplici immigrati economici. Tema di fondo è qual è il concetto di protezione internazionale, perché è vero, la Convenzione di Ginevra fa riferimento a persone che siano perseguitate individualmente in ragione alla loro appartenenza a un gruppo politico, delle loro opinioni religiose, di appartenenza a un gruppo sociale. La protezione umanitaria fa riferimento a una situazione di diffuso pericolo per i diritti fondamentali della vita nel paese di provenienza. Ma sappiamo che un concetto effettivamente unico di protezione internazionale non c'è mai stato, è sempre stato una sorta di elastico tirato a piacimento a seconda dell'emergenza politica o forse, e molto spesso anche, a seconda della provenienza dei soggetti. Ricordo, e con questo non ce l'ho certo con loro, ma ricordo che all'epoca di Papa Wojtyla, quando arrivavano i pullman di fedeli in piazza San Pietro a chiedere la protezione internazionale, ce l'avevano praticamente d'ufficio e nessuno si preoccupava di verificare se fossero dei perseguitati politici nel loro paese. All'epoca peraltro non esisteva nemmeno la protezione sussidiaria, avrebbero dovuto ciascuno dimostrare di essere dei perseguitati in ragione di un'attività politica che magari non avevano mai né svolto nemmeno conosciuto in vita loro. Ecco che quindi il concetto di avente diritto alla protezione è un concetto che, a seconda appunto del momento della pressione politico-elettorale, della provenienza, ha avuto sempre storicamente una interpretazione più o meno elastica, per usare un delicato eufemismo. Ma d'altra parte è anche vero che l'Unione Europea prevede tra i suoi strumenti giuridici la direttiva 55, scusate ma non ero sicuro di ricordare la memoria, del 2001, che prevede appunto che nel caso di situazioni di afflusso massiccio di sfollati per emergenze che non necessariamente devono essere emergenze connesse a guerre civili o fenomeni analoghi, ma anche a calamità, situazioni di miseria diffusa, di carestia, diciamo pure, sono costretti a scappare dai loro insediamenti. Ebbene, questa direttiva potrebbe essere attivata con provvedimenti di natura eccezionale che costituirebbero lo strumento tipico per far fronte a questi fenomeni, senza più distinguere tra rifugiati e aventi diritto a protezione sussidiaria oppure aventi diritto a una protezione umanitaria nel senso più lato del termine. Ma la volontà evidentemente non è questa. Pur con i necessari distinguo tra le politiche più o meno elettorali e muscolari dei singoli paesi membri e le politiche un po' più diplomatiche della Commissione Europea, che peraltro propone, non può certo imporre, il dato di sintesi che ne possiamo trarre è puramente e semplicemente che c'è la volontà, salvo qualche intervento puramente estetico rispetto a una politica così pelosa, c'è la volontà sostanzialmente di chiudere l'accesso o forse più ancora semplicemente di credo di avere poco tempo ancora, quindi vado subito alle battute conclusive, oppure semplicemente di accettare il fenomeno dell'immigrazione irregolare così com'è, perché semplicemente fa più comodo l'immigrazione irregolare che non una protezione riconosciuta a delle persone che poi hanno anche dei diritti. Questo è poi il succo, perché tanto per capirsi, i viaggi in gommone, ci sono sia i viaggi in gommone di chi sa o spera, soprattutto se gli va bene, di essere raccolto in mare, e ci sono poi i viaggi in gommone di chi parte scegliendo di spiaggiare clandestinamente a tutti gli effetti. Ed è un po' questo il messaggio che lancia indirettamente l'Unione Europea e soprattutto che lanciano i singoli paesi membri. L'immigrazione in generale deve continuare a rimanere un fenomeno che
vive in condizioni di clandestinità e di sfruttamento. Il perché l'Unione Europea non vuole mettere nella sua agenda una politica vera dell'immigrazione e non una politica che passi attraverso il filtro strettissimo delle domande di protezione internazionale, che peraltro poi hanno una gestione e uno standard di diritti durante tutto il corso lunghissimo della procedura che sono vergognosi, specialmente in Italia. Il motivo semplice per cui non si vuole mettere in agenda una politica dell'immigrazione è proprio questo: sappiamo perfettamente che i paesi dell'Unione Europea avranno bisogno nei prossimi 30 anni di milioni di nuovi immigrati ogni anno solo per garantire il numero di posti di lavoro che c'è attualmente, solo per garantire un minimo equilibrio tra la manodopera pensionata, cioè tra i pensionati, e la manodopera attiva che versa i contributi per pagare le pensioni. È un bisogno economico fondamentale, irrinunciabile. Le previsioni che sono state fatte sempre dalla Commissione Europea, ma peraltro non più tardi di 3 anni fa dallo stesso Ministero del Lavoro a Ministro Sacconi, per capirci, le proiezioni sul fabbisogno del mercato del lavoro, nonostante la crisi economica, nonostante tutto, sono ancora chiaramente di un bisogno di nuovi immigrati. Allora, 640.000 richiedenti protezione internazionale nell'anno 2014, questo numero complessivo, forse sbaglierò, di qualche migliaio delle richieste di asilo presentate in Europa nell'anno 2014, sono una piccola parte delle quote di immigrazione che dovrebbero essere comunque stanziate dagli Stati membri per sopperire a un fabbisogno di manodopera. Perché allora non canalizzare questa domanda di protezione di chi viene dal sud mediterraneo in quote di immigrazione governate con una politica di inserimento nel mercato del lavoro? Perché no? Per un motivo molto semplice: perché queste persone è bene che non abbiano dei diritti, che costituiscano un calmiere nel mercato del lavoro e che costituiscano una risorsa proficua per la nostra economia, ben oltre quello che è il normale sfruttamento del lavoro. D'altra parte, per fare un piccolo esempio, e chiudo qui giusto per dare l'idea, proprio pochi giorni fa sono stato contattato, guarda caso questa cosa ha fatto notizia all'estero, non in Italia, ma da una giornalista del Guardian, che ha avuto notizia di un progetto del Ministero dell'Interno finanziato dall'Unione Europea che prevede la formazione professionale di richiedenti asilo in Sicilia. Questo progetto comprende progetti di tirocinio per l'apprendimento della raccolta delle arance, come se per raccogliere le arance ci volesse un tirocinio. Non solo, ma la cosa carina è questa, e qui, come dire, credo che si possa arrivare alla prova provata di quello che ho sostenuto prima, e cioè della volontà di avere dei clandestini che costituiscano un costante calmiere del mercato del lavoro. In questo progetto di tirocinio si prevede una borsa lavoro per i tirocinanti, perché giustamente deve essere prevista una borsa lavoro, che gli garantisce 2 euro e mezzo all'ora. È la stessa paga che si paga ai clandestini da parte dei caporali. E ho concluso l'intervista facendo una battuta, se volete, cinica. Ho detto: beh, meno male, almeno tra clandestini e richiedenti asilo sullo stesso campo non faranno a pugni, perché non si faranno concorrenza. Grazie.